E purtroppo rischiamo di chiudere perché con il Covid è venuta meno la possibilità di arrivare alle persone, ai clienti. A questo punto speriamo che la Fatak Turchina con la sua bacchetta ci faccia un incantesimo. Noi siamo in primis un laboratorio artigianale di oggetti, creazioni in legno, come si può vedere. E la nostra storia inizia da lontano. La nostra azienda inizia negli anni 30 del Novecento e come costruttori di scatole per le fisarmoniche, casse per le fisarmoniche. Nel tempo ci siamo evoluti e c'è una data precisa, nel 1980, Francesco Bartolucci, che ha iniziato a fare il falegname fin da bambino, decide di fare dei pinocchi e andarli a vendere al mercato del paese vicino, che in questo caso è Gradara, nelle Marche. Se non che, arrivato al mercato, Francesco con tutte le scatole e il banchetto da lavoro si accorge che i pinocchi non li aveva portati. Quindi torna a casa e la settimana dopo ci rivà e questa volta porta i pinocchi già fatti e dei pezzi di legno con cui ha intenzione di scolpire un pinocchio, dei pinocchi lì, di fronte alle persone. Questa cosa ha avuto tantissimo successo. Inaspettatamente tutti i pinocchi che ha fatto Francesco Bartolucci si sono venduti. E ogni settimana ritorna e inizia a fare mercati, fiere, e questa cosa va avanti nel tempo fino ad arrivare all'apertura del primo negozio, che è a Urbino. Le cose vanno sempre bene e Francesco decide di aprire altri negozi nella città d'arte, in Riviera Romagnola, a Gradara, che è lì vicino, Firenze e poi Roma. Poi siamo in una città d'arte e naturalmente piano piano le persone ci conoscono e anche le persone famose. Tempo fa le figlie di Obama, insieme alla nonna, in un momento in cui Barack Obama era presidente, aveva degli impegni istituzionali a Roma, ci hanno chiamato sono venuti apposta al nostro negozio per vedere la creazione di Pinocchio. Tornata negli Stati Uniti, Michelle Obama ci ha scritto una lettera molto bella in cui ci ringraziava e ha regalato a ognuno un oggetto che derivava dalla Casa Bianca con la firma. Insomma, è stata molto, molto carina. Diciamo il sogno che ha creato Bartolucci dal niente, da un mercatino, è veramente un pezzo della storia italiana. Speriamo che questo non svanisca, ma comunque questo è stato e nessuno toglierà questa cosa.